Arriva in Italia la settima generazione dell'ammiraglia di rappresentanza BMW, che quest'anno si impreziosisce con la versione puramente elettrica i7. Cresciuta in volumetria, nuova i7 sorprende nelle dimensioni e nell'aspetto. Biglietto di presentazione ora rinnovato, grazie ad una nuova firma ottica a due livelli ed una calandra sempre più ampia. Se fuori le novità non mancano, dentro è una rivoluzione. Mantenendo sempre al primo posto i valori di eleganza e innovazione, il salotto di BMW i7 racconta un lusso moderno, con uno stile pulito dove cromature e pellami si alternano per impreziosire un livello qualitativo già al vertice. Se poi non dovesse bastare, per intrattenerci a bordo ci pensano i mega display dedicati alla plancia e ai sedili posteriori. Davanti ritroviamo l'ultimo sistema di infotainment BMW, in cui tutte le funzioni passano attraverso il mega display curvo appoggiato sopra la plancia. Il massimo del comfort però lo troviamo nella fila posteriore, dove tramite il tablet incastonato nel pannello porta si può reclinare il sedile e farsi massaggiare in attesa dell'arrivo, per offrire un'idea di spostamento da vera limousine. Ovviamente la noia non è contemplata a bordo di i7, ed anche dietro ecco scendere magicamente dall'alto il BMW Theater Screen, un vero e proprio televisore da 31 pollici con risoluzione fino ad 8K, che in accoppiata al sistema Hi-Fi a 36 diffusori crea un'esperienza cinematografica completa. Così ci si può godere la propria serie preferita senza interferenze esterne, grazie all'assenza di rumori dei motori elettrici, anche se l'autista ha il piede pesante. Facile infatti farsi prendere la mano quando sotto al cofano si trovano due motori elettrici in grado di superare i 500 cavalli. Però questa i7 non vuole essere una vettura sportiva, infatti i tecnici BMW si sono concentrati più che altro per offrire lunghe percorrenze ai propri clienti, senza perdere tempo a ricaricare, dotando quindi i7 di una batteria in grado di superare i 100 kWh. Per assaporare appieno la sportività di questa ammiraglia, bisognerà aspettare l'arrivo della versione M, prevista anche per l'elettrico ad un prezzo che abbiamo paura a scoprire, perché se i prezzi della xDrive 60 partono da 146.000 euro, per la M70 non basterà un semplice cassetto per riporci dentro questo sogno.